One, two, three, e ci ritroviamo qua con Estate al Mame. Oggi giochiamo a Black Tiger, c'ho voglia di quei giochi un po' più vecchiotti che però sono spettacolari sia a livello di sprite che di colore. Non è inutile che giochiamo a picchiaduro di livello esagerato, no? Che poi, infatti, vi volevo portare un picchiaduro visto che ho voglia di Evo, visto che c'è stato l'Evo. C'è un picchiaduro molto particolare, ma oggi easy, anche perché tra un po' devo andare via, puntata un po' in ritardo. Stasera vado a vedere Oppenheimer, ma chi se ne frega, voi dite, no? E giochiamo a Black Tiger, conosciuto in altri posti, tipo le Americhe, come Black Dragon. Adesso un attimo linko delle cosette come al solito. Gioco della Capcom, chiaramente. Allora, dove siamo? Qui. Come vedete il Basel, non mi ricordo se questo Basel è effettivamente ufficiale. Ah no, in Giappone si chiama Black Dragon, non in America. Dell'87 della Capcom, giusto? Io questo non l'ho mai giocato completamente. Mi piace perché è una specie di... Mi ricorda come gameplay un sorta di precursore di Magic's World. Non so se avete presente, sempre della Capcom. È uscito per un botto di roba. Vabbè, chiaramente... US... Cioè, negli Stati Uniti è stato pubblicato da US Gold, che è questa software house... Vabbè, no, Fatherus Gold ha fatto le versioni home computer, ecco, in Occidente, giustamente, non solo in America. Poi c'è stato un porting per NES. Ah, che poi non è stato mai pubblicato. Vabbè, infatti per Black Dragon per NES, infatti non mi sovveniva, infatti non è stato mai pubblicato. Però è uscito per Atari, Commodore, Amstrad, Amiga, eccetera, eccetera. Sa boh, proprio in agosto 87, quindi siamo anche nel mese giusto. E volevo dirvi delle cosette. Qua c'è, vabbè, è apparso anche in alcune collection. Vediamo la trama. Ecco, la trama è interessante perché grazie a questo format scopro anch'io le trame che giocavo, dei giochi in cui giocavamo da piccoli. Poi cominciamo. In un'era ancestrale fatta di guerrieri ed eroi, un opulento impero riceve dai cieli tre terribili draghi capeggiati dall'esemplare nero del gruppo. Quindi ci sta un drago nero che comandano la situation, che portano terrore e distruzione. Il regno di tre malvagi esseri dura a lungo e avvolge il paese nell'oscurità, finché non fa la sua comparsa un impavido eroe in armatura, armato di mazzafrusto, chiamato la Tigre Nera, appunto Black Tiger. Vabbè, quindi l'eroe è Black Tiger, e però nel nome giapponese Black Dragon si fa riferimento quindi all'ipotetico cattivo finale. Vediamo se c'è qualche gimmick particolare, così ci giochiamo proprio bene. Il protagonista si guida con un joystick e fin qui... Quando noi spariamo col mazzafrusto spara anche i coltelli, ma questo già lo sappiamo. E volevo dire se c'è qualche cosa particolare. L'arma utilizzata a un livello che determina la potenza, la corazza ha un valore in punti che cala quando si viene colpiti. Sì, è una specie di Ghost and Goblin, perché mi pare, ci ho giocato l'ultima volta, va sempre a scalare finché non rimane nudo e poi muore, no? È possibile acquistare power-up con i soldini. Ci sono diversi mostri, eccetera, eccetera. Adesso non vi sto a dire. Se c'è qualcosa di interessante, ve lo leggo. Ah, la versione tra Black Tiger e Black Dragon. Quindi la versione giapponese e la versione occidentale. È più semplice per come gli avversari reagiscono al danno. E per il danno che causano. Quindi è più facile la versione nostra. Fammi capire. Ci sono meno massi in caduta. I boss hanno meno energia. Sì, una versione nostra, quindi quella che giochiamo noi oggi. Una volta sconfitti, danno al giocatore meno punti rispetto al Black Dragon. Si trovano meno nemici durante il gioco. Insomma, è una merda sta versione. No, scherzo, più semplice. I bonus nascosti esteticamente sono differenti. Va bene. Boss dei livelli non ce li spoileriamo, se no ve li dico. Dai, basta cincischiare. Tolgo il Basel, tanto prima me lo faccio. Vabbè, tanto quello già lo vedevate. Ops, ho sbagliato tasto. Qua è un attimo che salta tutto. Che come sapete, emulare, fare lo streaming con il MAME è sempre un'impresa. Questo è il Basel, ma noi, ecco, giochiamo mentre lo cambio con un 4 terzi. Ops, ho sbagliato. Mamma mia. Chissà qual era l'aspect ratio originale. No, ma sa sempre 4 terzi, sempre, vero? No, forse questo, sai, che era più stretto. Fammi vedere.
Vabbè, noi giochiamo in quattro terzi per sicurezza, ma secondo me era quell'altro. Va bene, spero si senta tutto bene. Io mi abbasso qui come al solito. Perché alcuni giochi erano più stretti, però questo dovrebbe essere 4 terzi. Basta che non ci giocate in 16 noni, che è una bestemmia. Funghi Sparrow comunque è dell'87, guarda che sprite fantastici. Long, long ago, three dragons descend from the skies above with a rolling thunder and destroy a kingdom into the darkness. Torment and suffering and darkness of... Oh, mi fai legge? Va bene, qua c'è il trick, già l'ho visto prima. C'è un bonus e let's go. Questo è un gioco che comunque bisogna stare attentini, non è che sia semplicissimo, eh. Le chiavi servono... Ecco, per aprire i forzieri, vedi, abbiamo un livello di Morningstar, quindi di mazzafrusto, e due livelli di armatura che possono... Quindi alla fine è più uno sparatutto. Poi c'è il tempo, ecco, per esempio noi abbiamo tre chiavi. Ecco, infatti ho preso subito la sola, che è una trappola. Lui è fighissimo, l'avrei voluto vedere su Marvel contro Capcom. Però io in verità non sono un grande fan di Black Tag, nel senso non che non mi piaccia, è che non ci ho mai giocato così tanto da piccolo. Però è molto figo, mi piace un sacco, c'è molto cacciarone come al solito. C'è molto meno tecnico di un Ghost and Goblin che dove ve vedevamo usare salte. Qui come faccio, scusa? Vabbè, ok, vabbè, dai. Che di lui rimane nudo, quindi ho zero armatura, se adesso... Come è già successo, il pipistrello mi colpisce e moriamo, perfetto. Però mi fa ricominciare lievemente più avanti, cioè non è uno di quelli che è uno di quei giochi a checkpoint, ma comunque fattibilissimo, eh. Qua io posso andare qua, perfetto. Soldini, quanti ce l'abbiamo? Ok, in alto a destra, ok. Welcome to dungeon, ok. Cioè che all'inizio un po' mi dava fastidio, cioè o spari col mazzafrusto o lanci i coltelli, invece tutti e due tutto insieme, ce ne sbattiamo altamente. Ah, bisogna salvare questi. More time, grazie. Oscar Giannino ci ha dato più tempo, questi bisogna salvarli tutti, ma... Oh, ok. Il cash. Comunque, se avete visto nel Basel di prima, diceva le stesse cose. In caso rimandate indietro mentre spiego le cose. Il Pau, classico. Ah, è finito il dungeon, perfetto. Classico potenziamento. Ah, ok, quindi adesso io devo andare qui. Quindi anche platforming. Io ho nei deep switches. Cosa sono i deep switches? Che io lo ripeto sempre perché questo è un programma friendly, perché anche si vuole avvicinare al retro gaming. Erano degli switch che nella scheda originale, degli interruttori sulla scheda proprio originale. Aspetta un attimo, compro da lui, vediamo cosa, e poi vi dico tutto. Ma io se prenderei questa? A posto. Questa cosa fa? Niente. E... Erano degli interruttori sulla scheda di gioco, quella che si inseriva nei cabinati, che permettevano di modificare alcune opzioni, no? Che io ho modificato però manualmente. Ah, che mi sono già giocato tutto. Vabbè, andiamo dove eravamo rimasti. Su. Qua, ok. E... Ah, l'arma mi viene mantenuta, però già sono di nuovo nudo. Però invece nell'emulatore giustamente i deep switches sono in questo menu qui, di deep switches, ok. E io ho messo allow continue perché magari in alcuni giochi non era, non so, il gestore del cabinato non ti voleva far continuare e ti faceva ricominciare da capo. Invece visto che noi dobbiamo fare solo una retrospettiva così for fun. Yeah, quanto è figo lui, lui mi piace come personaggio, questi personaggi antichi, tipo anche un Rygar che anziché il mazzafrusto aveva comunque questo scudo, questa lama rotante legata dalla catena. Però Rygar o Rygar, non so come... Oh, oh!
hanno fatto anche un nuovo capitolo per PS2. Però non era granché, chiaramente, perché come al solito si perde sempre quel colore, quella dinamicità che solo un 2D ti può dare, no? Cioè, fare come anche il seguito, diciamo, l'Altered Beast per PS2, cioè, non ha le stesse vibes, cioè, come fai? Poi soprattutto al 3D di quell'epoca, che era abbastanza spoglio, no? Quello della PS2 è un po' strano, già quello della PS1 aveva la sua, non so come dire, perché non voglio rubare termini altrui, però aveva la sua, come posso dire, compattezza, anche se era un periodo un po' ibrido, no? Aia, il toro de fuego. Guardo un attimo. Però mi fa continuare in teoria. Perfetto. Guardo un attimo, non so se qualcuno mi scrisse. Sì, mi scrisse. Aspetta, metto un attimo pausa che devo capire. Devo mettere full screen. Perché non riesco a leggere ogni volta? Mi tocca. Chi scrisse? Cosa è successo? Dirà, oh, ciao, tanto cuore, perfetto. Di Raigar hai giocato l'arcade o la versione NES? In verità, mi sa che ho giochicchiato, ma senza neanche finirlo, quello per arcade. Però sai che hai tirato fuori un argomento interessante, perché mentre io intanto sto cadendo nei meandri, che non sto attento, le versioni NES a volte sai che sono più belline, cioè nel senso sono più pulite, tipo anche stavo vedendo, questo è un mio ragionamento personale. Il Contra per NES quanto è più gustoso di quello arcade? Quello arcade magari c'è anche una palette un po' più cupa, no? Adesso dovrei fare dei bei video. Ecco, qua sto morendo in continuazione. Dei bei video sul NES, no? Con questi giochetti, anche un Gradius per NES, dato l'ho finito recentemente. Ecco. Ah, poi i nemici non respawnano, almeno quello. Drink is your... non ho capito niente. Aspetta, andiamo a salvare il nostro amico qua. Ah beh, questi me li dà già per scontati. Allora posso prenderla. Me l'ha già venduta? Vuoi spend? No, ma forse è meglio conservare qualcosa. Vedi, le armi me le mantiene. No, non ho saltato perché non si vedeva, andavo sulla fiducia. Ah, Double Dragon 3, ok. Io quello ho un vago ricordo che ci giocavo con mio fratello, che non mi era piaciuto tanto, quello arcade almeno. Invece te dici che quello arcade è più bello, no? Cioè, di base per arcade, come ricordiamo ogni volta, di solito so sempre meglio, però alcune volte no. Cioè, nel senso, la pecora nera della saga, è vero. Ti giuro, io quella volta non mi era piaciuto, non mi ricordo perché. Ma ero fiolo, cioè quindi il mio parere contava fino a una... Oh, visto che baguette. Però mi ricordo che anche la storia, cioè tipo c'era un... Alla fine non c'entrava niente, aveva un po' di vita, mi ha dato. Anche a livello di nemici, cioè non era bello come i primi due. Anche il 2 poi... In realtà c'è un video dove lo gioco, ma non è nel mio canale, che vabbè, è un cazzeggio a casa di un amico, no? Ma dai, ma cavolo, ma è pieno di rocce. E devo dire che almeno il 2, per quanto è un po' un riciclo dell'1, cioè gli stessi boss addirittura, va. Infatti da giocare sempre l'1. Adesso ho visto, hanno fatto Double Dragon Gaiden, che è un Double Dragon. Allora, parliamo di Double Dragon post Rosetta da Stone, che poi ci faremo anche delle partite sicuramente a qualche Double Dragon e raccontiamo la saga. Però dopo Rosetta Stone è stato fatto, credo, adesso scusa se ne salgo, vabbè, a parte quelli per SNES, eccetera, eccetera,
che hanno i crossover con Battletoads, eccetera, eccetera. No, cosa mi ha colpito? Ah, c'è la fiammetta lì. Qui non finimmo mai, che io ne so. E c'è stato Double Dragon Neon, che poi la copertina era disegnata da uno che mi piace. Ah, no, da qui mi fa ricominciare, devo stare molto attento allora. Ah no, devo andare di qua, scusa. Ah no, era qua, perfetto. Double Dragon Neo, che c'è la copertina di un certo Genzoman, molto figo, che ha fatto anche un sacco di copertine per altri indie, eccetera, eccetera. Questo si può colpire senza che io. E quello non era bruttino, ma secondo me io l'ho rivalutato. Secondo me quello è figo, anche se è 3D, che dopo anche lì sfocia che vanno nello spazio, una stronzata, vabbè. Ok, altri boss. Però, dopo hanno fatto Double Dragon 4, cercando di emulare la grafica vecchia. Quello è stato un po' un flop, secondo me. Cioè, io l'ho visto un pezzo, non mi è piaciuto. Invece, ultimamente è uscito Double Dragon Gaiden, che tra l'altro la copertina l'ha fatta, lì c'è un altro disegnatore che mi piace, DS Lughi, su Instagram. Lui è anche appassionato, ha fatto la copertina per Neketsu, quello. Come si chiama da noi Neketsu? River City Girl Zero in pratica, cioè per dire quello per SNES. Diamo la corazza. River City Ransom, insomma, quella serie di Kunio Kun, insomma. E DS Lughi ha fatto, cioè no, DS Lughi ha fatto solo la copertina. Invece sto Double Dragon Gaiden sembra molto figo, sembra quasi. Ci sono due personaggi in più, la ragazza che devono salvare, che adesso mi sfugge il nome. Ma poi Maria. No, Marion, no Maria. Avevo un brand tantissimo. Oh, aspetta, adesso leggo, Questo è interessante. Ah, che mi ha troppo preceduto. Avevo un band che andava in Giappone, Kunio Kun, mentre deciso che per l'Occidente il Super Deformed non avrebbe mai attecchito e quindi optarono per Double Dragon. Allora, Kunio Kun da noi è uscito come. Allora, il Neketsu no Kunio Kun è uscito da noi. Guarda, non riesco a uscire da sto. Ecco, meglio. Come Renegade Arcade. Praticamente era una versione riskinnata occidentale del primo Neketsu. Dove appunto Kunio andava a salvare il suo amico che adesso mi sfugge il nome. Poi dopo ne hanno fatti una marea tipo River City Ransom, tutti oppure Dodgeball che erano tutti super deformed. Tutto qua. No, comunque il primo Neketsu era. Le proporzioni non erano come River City Ransom, erano tipo Double Dragon, quindi normale, no? Madonna, devo stare attento, che sennò qua non ce ne caviamo. Non ci caviamo il ragno dal buco, lo dico. Questa oggi è più un talking, ma mi piace così la puntata, va benissimo. Tanto Black Tiger. Oh, porca miseria. Ah, non era SD. In che se. Ah, allora. Alcuni capitoli sì, tipo quello del Dodgeball, erano in Super Deformed. Però il primo proprio no, c'erano le proporzioni stile Double Dragon. Quindi sì, alla fine Double Dragon è un po' Super Deformed, se vogliamo. Dopo hanno fatto nell'epoca moderna River City Girl, che è proprio. Che sono le ragazze di Cuneo e quell'altro che non mi sfugge il nome, che poi è importantissimo. Qua si può entrare, no? Che vanno a salvare i loro precedenti ragazzi. Infatti lì c'è tutta una lore, c'è una lore fighissima perché nel gioco io non l'ho giocato ancora. Ci sono. C'è anche Marion, ci sono i Double Dragon, cioè quindi Billy e Jimmy li puoi incontrare come PNG. È una figata River City Girl. Poi hanno fatto River City Girl 2. Però non è della Technos Japan, chiaramente. È questa marca che adesso mi sfugge, che anche quella mi piace assai. Che rifà tutti questi giochi così. Molto figo. Infatti è un bel picchiaduro a scorrimento. Ecco. Il teschio cosa fa? Ah no, niente. Volevo testare. Ah no, ero vivo, che stolto. Volevo dire un'altra cosa. Ah, da qui che. Ah, ok, niente.
Ma dai, ma questo è impossibile. Sono veramente liquidi questi. Non so manco se ho fatto il primo livello, sinceramente. Ah, round 3, sì, dai. Poi ce n'è, c'è Shin Neketsu, che ci sono loro che fuggono di prigione per Super Nintendo. Quello l'hanno rifatto con la prima traduzione ufficiale occidentale. Se no io ce l'ho sulla ROM, sullo SNES. Ci volevo giocare nell'altro mio format, che comunque è tradotto in inglese. Quindi vuol dire che è una ROM tradotta amatorialmente. E dove devo andare qua? Perfetto. Le piante, quelle lì ricordano un po' quelle di Ghost in Ghost. Ah, il POW, come dicevo, è la smart bomb. Che zompo ho fatto. Quella è una bella saga. Tra l'altro, quando c'ero in fissa che volevo recuperarmi qualcosina, ho scoperto che c'è anche un capitolo per 3DS. Quello me lo volevo recuperare a qualche fiera se lo trovo. Poi magari se qualcuno ci va ci si becca Lucca, si fa due chiacchiere. E così. Aiaia. Ti pareva. Io è quando mi è venuto in mente di giocare a Black Tiger. Però comunque mi sto è molto figo. Cioè solo che bisogna starci un attimo concentrati. Solo che è caldo. È un caldo boia qui. Adesso accumulo per avere la. No, perché non mi salta più lì? Aspetta, devo appena sgombero un po' di scheletri. Lì c'è l'esplosione. Guarda, io e i miei amici l'abbiamo già preso. E qualche anno che. Oh, ma prima io come ho fatto? Non lo so. È qualche anno che andiamo un po' a mezz'oretta da Lucca, che dopo noi approfittiamo anche per. Oh, ma perché non mi va su? Io prima come ho fatto? Ok. Devo fare un salto un po'. Ecco, lo sapevo. A mezz'oretta adesso stanno. Dov'è che ce l'abbiamo? Lunano, boh, manco mi ricordo. No, Lunano dove sta? No, ho sbagliato. Quello è nelle, un altro, è nelle Marche. No, dove. Non mi ricordo il paesello. Però è sempre quelle robe lì così. Se no, in città è impossibile perché costa sempre un casino. Però comunque ci va, anche se è sempre il solito, ci si va un po' per goliardia, per fare due risate, per. Sì, adesso ti rispondo, ok. Allora, io ti dico che Luca posso vantare che non ne manco uno. Non manco un Luca da quando facevo le superiori, che una mia amica me l'aveva fatto scoprire. Che adesso non gliene frega niente, capirai, sono tutti. Io invece ci sono sempre andato, a parte l'anno del Covid, chiaramente, che oh, camisella, che è stato annullato. Se no ci sono sempre stato, quindi posso dire che almeno 18 Lucca che faccio, perché io ho 33 anni, sì, possiamo fare un calcolo approssimato. Ah, però. Dopo io li cazzeggio, tipo l'anno scorso mi sono vestito da un personaggio di Yakuza, adesso non. Sono da Goro Majima, se uno ci ha giocato. Potrebbe fare un bel cosplay di retro gaming. Tipo il mio preferito è Strider, ma non c'è. È difficile trovare delle cose similari, insomma. Quello con la benda, esatto, ho fatto proprio lui. Cioè, ho i capelli più corti, chiaramente. Oh, questo è il primo drago di quelli venuti sulla terra.
Ecco, sbagliato. Ah, quindi mi fa ricominciare il boss da capo. Però è fattibile. Si chiude lì, perfetto. Ma io non ho capito se i coltelli effettivamente... E se approfittassi di Oh, perfetto. Ah, perché la vita sopra è la mia, che stolto, vero? Guarda che posa mascola lui. Round 4, dai. Voi sentite bene la musica? Perché sono molto belle, non so chi le ha fatte, sinceramente. Un Capcom dell'87 che è che le faceva, vabbè. Quasi che conviene fa una speedrun qua, che... Speedrun per modo di dire. Qua? Sono incastrato così? No, ho sbagliato. Audio perfetto, nice. Che ore sono? Dai, tra mezz'ora devo andare a prendere i biglietti per Oppenheimer. Però ce la facciamo, ce la facciamo. Oggi avevo proprio voglia di fare un episodio che tra queste vacanze non si è fatto più niente qui, Perché io volevo fare dei giochi troppo belli, ma da farli da solo non sono tanto belli. Tipo Black Tiger e single player, mi è venuto in mente perché, ecco perché Black Tiger qua. Nella mia città c'è stata una fiera anni 80 dove c'è uno che porta i cabinati, cioè il cabinato di Black Tiger, che c'era sta peculiarità, c'aveva lo stick in mezzo e il salto e attacco da un lato ed anche dall'altro lato, quindi c'era la presa mancina o la presa destra, cioè poi non per forza mancino destro, però magari uno gli sta comodo avere salto e attacco sulla destra e magari c'è chi gioca stile tastiera che l'attacco e il salto li tieni sulla sinistra. Per esempio, io quando ero piccolo che non c'avevo tutte queste cose, giocavo al mame con Madonna le rocce, ecco perché l'hanno ridotte. Giocavo con l'attacco. Mi devo far sparare da qui, esatto, però niente. Poi volevo fare un sacco di giochi belli tipo City Connection, quello della macchinina, bellissimo. Vabbè, andiamo qua giù, va. No, noi andiamo su invece. Ormai voglio andare su. Il trucco è far veloce. Ecco. La pianta di Ghost in Ghost. Sono poison. No, la trappola ovviamente. Non è tanto bello sto gameplay. Ah, Toriyama l'ha fatta la cover per Famicom, quindi ha disegnato Clarisse, che è la protagonista di City Connection. Che poi c'è uno sparatutto, ultimamente stavo vedendo, ecco, vedi, sono uno stolto. Dopo me la guardo per Famicom, quindi solo la versione giapponese. Comunque è uscito per un botto di roba. Poi anche il carino dura poco, è gustoso da vedere. E le musiche sono veramente fighe. Ok. Questo mi dice un po' un gameplay di Monster Land perché devi prendere i soldi. Però prima di fare City Connection sarebbe stato bello. Può essere che riusciamo a farlo in questa stagione. Facciamo City Connection, Momoko 120% e poi giochiamo lo sparatutto dove ci sono tutti i personaggi della Jaleco, che si chiama tipo in giapponese Game Tengoku, capito, ho sbagliato. Da noi è uscito anche per Switch ma solo in Giappone, cioè nel senso come nelle console moderne. Adesso fammi fa... cioè no fammi, scusa, faccio battute, adesso un attimo mi concentro... Ah, devo inserire i crediti. Faccio sto pezzo un attimo concentrato e ci siamo. One, two, su, ok.
quindi i teschi quando... Dimmi che non c'è la trappola. E invece c'era. Vado un Red Armer, un precursore. Jajamaru Kun, qual è? Non c'è. Ti ricordi il titolo occidentale? Non ce l'ho presente. Ah, ma qual è quello lì dove ci sono tutti dei reference a mille. Ah, questo è il boss poi, a mille cartoni. Dai, per poco. Che ci sono tutti i riferimenti culturali pop, che tipo... sì, Gianmaru, sì. No, quello è Gambar Gemon. No, ok, Gemon ho capito, cioè mi piace molto Gambar Gemon, però... Gambare sarebbe Gambare Gemon. No, perché da Fiolo lo chiamavo Gambare Go, invece Gemon come Gemon di Lupin. Anche lì ci sono dei riferimenti, non lo sapevo. Perché c'era un gioco che... Jajamaru Kun. Boh, non ce l'ho presente. No, difficile questo, devo stare attento. Di solito lo si trova nei Famicloni. Cioè quelli lì... tipo quelle console cinesate, no? Dai, sganciati per favore. No, questo è difficile. Questa è una specie di Red Armer Bifidus, devo stare attento. Io non ho capito se gli faccio effettivamente male. Ok, ho capito il trucco più o meno. Sì, quello io ce l'avevo. Me l'aveva preso mio fratello, tipo non so in quale mercatino c'era. Quelle robe tipo, no, Battle Tank, però sì, molti cloni vecchi di giochi. Allora, prendiamo una roba. Dai, non posso prendere questa. Vabbè, allora risparmio per prenderla. Jajamaru Kun, dopo me lo cerco. Perché c'è un gioco che c'ha un nome simile, che è quello che dove te sei un tizio moro. Che tra un livello e l'altro c'è una sessione sullo spazio e c'è un pieno di riferimenti culturali giapponesi tra comici, Kamen Rider, Godzilla, c'è Rocky Joe, tutta quella roba lì. Non si chiama tipo una roba sì, c'è un nome simile. Momotaro, boh. Mi pare Gian qualcosa, mi pare qualcosa con Gian Giammare, boh, non mi ricordo sinceramente. Possiamo vedere prossimamente comunque. Dopo mi informo. Momotaro, Momotaro, boh, non so. Non ho mai capito se fanno più male i pugnali o il mazzafrusto. Però troppo bello lo sprite suo, mi piace assai. Comunque dopo mi è venuto in mente, lui mi ha ricordato un po' Shovel Knight, che ci sono un sacco di giochi che riprendono, giochi 2D moderni che riprendono un po' le vibes, ecco di nuovo lui, come boss, le vibes dei giochi vecchi, quindi io me li sono segnati un po' personalmente, stavo finendo Deadly Premonition 2, cioè ho
fuori dalla diretta, nel senso nella mia vita privata, stavo giocando a Deadly Premonition 2, che ero molto fan dell'1, eccetera. Adesso mi ero scaricato Mighty Goose, che è una specie di clone di Metal Slug, molto divertente. Adesso lo volevo cominciare oggi, però ho detto oggi faccio la diretta, ecco. È una bella cosa questo, che molti sviluppatori, adesso che è tutto più alla portata. Perfetto, l'ho sconfitto col Pau. Ma per dire, cazzo, lui fa sta fiammata incredibile. È un viaggio lisergico. Esatto, ma io guarda, io ho degli amici un po', come posso dire, sono giocatori sì, ma non esagerati, tipo più moderni, no? Questo l'ho prestato a un mio amico di questo genere e devo dire che è piaciuto pure a lui, nel senso che la storia dell'uno è una figata assurda, cioè lui è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, che ha anche influenzato molte mie scelte di senso di design quando disegno, cioè mi è piaciuto veramente tanto lui. Nel 2 è ancora più delirante, cioè spettacolo. Ho finito proprio l'altro giorno. Mi dispiace che non ho fatto alcune secondarie, che ero curioso, ma dopo un po'. Però è ingiocabile, cioè nel senso, boh, è veramente un peccato. È veramente un peccato. Spinning School can be destroyed, l'avevo capito. Andiamo. Welcome to Dungeon. Faccio così, lo posso colpire senza essere blastato, sì. Ok, la prossima volta posso comprare l'ascia gigante. Quindi adesso volevo giocare una roba un po' più tranquilla, tipo Mighty Goose, se no mi piaceva Blazing Chrome, Huntdown, ci sono questi giochetti che sono veramente fantastici. Comunque io gioco anche roba super moderna, tipo prima di questo avevo giocato a. Ho finito Mario Sunshine sulla Collection, che non ce l'ho mai avuto per GameCube, cioè c'ho di GameCube, c'ho di tutto tranne Mario Sunshine. E prima ancora Breath of the Wild. Ah, oh, bravo, hai trovato. Allora, Disaster Report. Allora, Disaster Report non ci ho mai giocato, mi sa che ce l'aveva un mio amico. Sono sempre stato mega curioso, perché appunto anche lì un gameplay molto ammazzato, come si può dire, però scommetto che è divertente, cioè io non ci credo che non è divertente, non so se mi spiego, cioè ci sono delle genialità però sviluppate, vuoi per limitazioni di budget, non lo so. Perché c'è anche per Wii uno di Disaster Report, se non sbaglio, vero? Ah no, io aspetta, scusa, qua c'era il dungeon. Ah ok, si è spenta la freccetta, quindi io devo tornare indietro. No, non ho capito dove devo andare. No, perché da qui? Devo capire dove devo andare, allora. Io vado dritto qui, però qui dritto mi va o giù. Io decido di andare giù. Ma c'era. C'era questo e basta qui. Sì, è vero. Le limitazioni tecniche aguzzavano l'ingegno, quello è vero perché è stato anche. Vedevo un programma ultimamente, cioè programma, altri retro gamer che avevano fatto notare sta cosa, che se ci pensi è vero. E quindi devo salire qua, ecco dove devo andare, qua ci sarà il boss. Perché comunque anche con pochi colori, con una palette limitata magari, no? Tu potresti fare delle grafiche o dei gameplay veramente eccezionali. No, lui è gravissimo, chi è?
Non ho capito. Ecco. Non ho capito dove lo devo colpire, costui. Ah, sapevo che mi dava danno. Vabbè. Arrivarci così non è il top. Ah, ok. Ah, è facile, solo che ci sono arrivato nudo praticamente. Solo che non c'avevo più spazio, devo fare un trick abbastanza. Perfetto. Siamo arrivati full vita. Quindi ai boss invece fa male più la catena. Cioè, le devi colpire. Ok. Ecco, già abbiamo sbagliato. No, guarda, questa l'ho giocata malissimo. Poi c'era un'immagine che ho visto, dici, dai, la prima volta che lo fai, gli togli quasi metà vita, al boss, hai detto, dai, la prossima è quella giusta, e poi dopo fai peggio. Dai, ci sono rimasti 2 round, infatti mi sa che non faccio in tempo, ma vado direttamente, i miei amici gli dico. Dai, scannato così. Questione di distanze. Meglio, almeno c'è un po' di skill. Se no, se facciamo sempre giochi. Oh, qua sono invincibile. Ah, però tu pensa. Questo l'avevo notato anche prima, chiaramente. Quando. Allora, gli attacchi normali tolgono un punto d'armatura, ma se ti viene addosso sei finito. Quindi devo stare mucho attento. Mucho è un'altra cosa. Mucho è quantità. Io come. Ecco. No. Vabbè, dai, abbiamo capito, ce la giochiamo bene. Così impara a non testare i giochi prima di farlo. No, io volevo fare una mezza blind run, come si dice, perché è anche quello il bello, no? Perfetto. E dai, cavolo, l'ultimo danno me lo fai su da sempre. Mamma mia, sto boss, quanto è bastardo. Oh, va? Un secret. L'ho imparato a mie spese, esatto. Ah, ma lui può essere colpito non per forza in testa. O no? Ah no, però quando fa quella mossa lì. Ah dai, devo fare un salto più lungo. No, però dai, ce la facciamo lo stesso. Sì, lo so, verrà un po' meno dinamica la situazione. Lui mi ricorda la mascotte del. Eccolo. La mascotte del Neo Geo. Pensavo che dovessi colpirlo più in alto, invece no. Ok, adesso che lo so meglio, solo perché quando ondeggia le sciabole è immune. Madonna che caldo, dai, dai, ci siamo.
Sapevo che non dovevo cominciare la diretta, che c'erano gli imprevisti, ma adesso. Dai, ma che salto devo fare lì? Oh, prima andava da Dio, invece adesso no. Forse comunque, anche se lo posso colpire senza saltare, il salto è comunque più efficace, tipo. Sì. Effettivamente sì. Dai, io ho sbagliato. Tipo un altro gioco che mi piacerebbe portare, ma appunto è a checkpoint come questo, e Splatterhouse, no, non mi dire il maghetto qui, Splatterhouse, che riesco, non dico a farlo senza mai morire, però fino al quarto del boss ce la faccio senza morire. Che è bellissimo. Oh, allora buona spesa tu. Ci si becca alla prossima. Dai, remunerabile, ho capito tutto. Ci si becca alla prossima. Incredibile, incredibile, bellissimo lui che diventa scheletro così. Dai, 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 let's go. La vitality in più non si sa chi ce l'ha data, non ci è dato sapere. Cosa mi regali? Adesso ci vuole quella da 12.000, qui. Ma io questa ce l'ho per sempre dopo, no? La Golden Armor. Ecco, punto. Se facessi un investimento, farmo un pochino. Ma comunque due vitalità ce l'ho sempre adesso. Si vede che si è evoluto. Guarda che salti millimetrici che tocca fare. No, andiamo a fare il dungeon su. Ah, quando sei poison non c'hai i coltellini. L'abbiamo scoperto adesso.
Oh, da 500 il bastardino, eh. Però come lo prendiamo, niente. Ho letto una. Ah, c'è una mega coda, però ok, niente. Speriamo sì, riusciamo a trovare i biglietti per stasera. Madonna, questo è il toro di fuoco, che bestia. So dove devo andare. Io. Ah, che no, la freccia era giusta allora. Qua c'è il drago sicuro. Il secondo, esatto, perché tanto è il penultimo livello e ne abbiamo affrontati solo uno. Mamma mia, questo è tosto, eh. Devo avere un. Dopo per l'ultimo ci dobbiamo potenziare, non devo spendere più niente. E dai, cazzarola. Quanto mi dà fastidio che mi sono incastrato. Comunque è molto più semplice. Ta-dan, ta-ta-ta-ta. Perfetto, bellissimo. Comunque mi sta gustando parecchio adesso che ho capito un po' la situation. Dai, dammi un'altra vitalità, per favore. Posa Jojo, uomo del pilastro. Dai, round 7, è l'ultima. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. No, no, non prendiamo un cavolo. Io ho solo la flame. Bello. Direte cosa, non so, mi piace la prospettiva di questa piattaforma con quella sfumatura, questa inchiostrazione pixelosa. Questo fa la fiammata, ma in teoria ho scoperto che se stai basso non fa. Madonna, questo. Ah, è vero che poi c'è i.
Intanto mi stanno aggiornando che c'è una fila di Dio per i biglietti di Oppenheimer. Vabbè, io devo finire assolutamente questa live entro brevissimo. Dai, Cribbio. Voilà il pau. Adesso questo mi vende la cosa. No, dammi i soldi per favore. No, ancora non posso. Ma il segreto è comunque andare con calma e spaccare tutto. Oh, ma è pieno di bivi sto gioco. Poi, chissà se c'è un... Poi è da una vita che ho finito le chiavi, non le ho più trovate, ma sono in malora proprio. No! Sì, adesso arrivo, chiunque sia connesso lo saluto, spero che non sia uno dei miei amici che mi sta intimando di... che sono in ritardo, lo ben so, ma prima devo finire Black Tiger. Perfetto, no, ho sbagliato. Qua è stato bloccato tutto, niente. Devo rifare il giro da qui. Però almeno è tutto. No. No. Voglio provare una cosa che però se funziona ne vale la pena. Se io riesco a farmare 12.000 in quest'area posso comprare la cosa finale, dai. Un altro, per favore. Dai, ma quello con la fiamma. Oh, grandi, vi saluto. Dal lavoro. No, cos'è che volevo dire? Ciao Ale, ciao Lucia. Un attimo che sono un po' stordito, che non ci sto capendo niente, un attimo. Bruciali. È loro che bruciano me. Tra l'altro io sono anche di fuga perché gli altri sono andati a prendere i biglietti per Oppenheimer. Io devo finire questo gioco entro brevissimo. Comunque adesso sono a livello finale. Il vecchio mi ha... perfetto. Appena ho accumulato 12.000 soldi posso prendere la lancia finale. Sì, la lancia, come si chiama? Il mazzafrusto finale e così andare a chiudere il maledetto gioco. Lui mi dà 500 in teoria. Dai Cristo, quanto è bastardo. Dai, dai, ci siamo. Dai, allora, calmi, calmi. Mi servono quei 500 dollari. Perché questa è la valuta del gioco, che no, non è vero, saranno monete d'oro. Ah no, solo 100, che bastardo. Che fa... No, le fiammette bifide del muro. Va bene, comunque non dobbiamo più farlo, adesso andiamo spediti. Let's go, let's go, let's go. Dai.
Oh, ma tanto, sei qualcosa, eh. Step by step, morte dopo morte. E se io andassi qui? Ah, c'è lui, giusto. Ma mi ha dato solo la gratitudine. Io con la gratitudine non ci faccio niente. Non ci riesco a comprare l'arma finale. Ma perché Ale c'è quel simbolo? Sei abbonato a qualcosa, tipo, non so. Oh, un ninja, cosa c'entra? Cioè, sto gioco fino adesso è andato sempre bene, adesso c'è un... Cosa c'entra i ninja? Ma guarda lì. Oh, però danno 1000, oh, attenzione. Attenzione. Adesso in teoria la moneta non è scomparsa, vero? Poi 500 me li frega. Dai, benissimo. Adesso devo solo trovare. No, ho sbagliato. Il vecchietto che ci dà lo scioppino. Dimmi che lui sarebbe un gameplay bellissimo se adesso... Oh, perfetto. Eh sì, questo è proprio il gameplay perfetto. Quanto so che abbiamo anche due chiavi, voglio spendere tutto. Perfetto, adesso non mi fa più paura niente, a parte... No, ma che salti. Comunque i salti sono precisi, eh. Ho capito, io mi sono potenziato, adesso i ninja c'hanno ste robe qua. Ma dai. Lì dove dovevo andare? Fammi capire, fammi capire. Ci vuole un salto mega preciso. Ma dai. Ma io vado di qua, che me frega. Però mi sa che è rosso quella vera. No, sì, infatti. Molto strano, adesso devo capire come ci salgo lì. Solito errore perché c'ho molta fretta. Ma lì come ci si salta? No, servo. Tanto devo andare qui per forza. Eh no, devo andare dove è rosso, quindi... non capisco proprio. Perché?
mi fa continuare comunque. Ma dai, ho saltato bene, mi sa. Che ci sia uno di questi invisibili. No, pensavo ci fosse uno di quelli invisibili, non so, lo sto pensando tu. E come si fa? Mi sento stupido. No, no, senza, no, sono. Ti giuro, non c'ho un'idea. Boh. Ah, vedi, anche qui non si poteva passare. Qua torniamo qui. Ova? La vita classica Capcom. Porca miseria. Più altro mi stanno a chiamare in continuazione. È stata una proprio risicata sta live. Però adesso io devo capire un attimo. Guarda, posso fare un attimo pausa per capire un attimo come devo fare. Guardo
Non c'è un long play di Black Tiger, che non ci sto a capire niente, sono sudato. Non capisco, non c'è mai stato quel tipo di salto. Allora, Black... scusate. Long play. Arcade, no? Ok. E dove sono io più o meno? Qua c'ero prima. Lui c'ha vitalità un botto, ma com'è che si accumulava? Questo l'ho preso adesso, questo l'ho preso adesso. Ecco, ci siamo, lo stesso identico punto mio. Ci siamo. Sì, qua c'è i ninja, esatto, è proprio qui. Ma come fa lui, scusami, eh? Cade anche lui, infatti. Cade anche lui, ci riprova, quindi come me. Questo mi consola che anche questo che ha fatto il full game. E ci riprova e ricade. Allora non ho capito. Adesso non skippo perché magari dopo trova la soluzione. Io non c'ho. Ci riprova, cade. Perfetto, come me. Risale su. Adesso salta e ce la fa. Boh. Mi fai rivedere. È un salto veramente millimetrico. Un salto veramente millimetrico. Sì, comunque bisogna saltare. Ah, forse ho capito. Perché sto gioco c'era una meccanica, ho notato, che se te non devi saltare, devi saltare un po' prima, tipo... quasi. Muoio qui col tempo, almeno... Perché devi fare una specie di palombella. Se ci arrivi da sotto in, in ascesa, quindi non te lo prende bene. Ma la vitalità, cavolo, devo prendere più bocce, vedi? Tipo... No, troppo. Troppo poco. È un salto veramente preciso, l'ho visto adesso, giuro. Tipo come per da qui a qui, cioè c'è in verità un trucchetto.
Bene, va benissimo, benissimo. No, ma perché da qui? Siamo... Porca troia. Perfetto, ho capito il trucco. Dai, Black Dragon. No, c'è questo ancora. C'è la vittoria alata. Ma come non è il Black Dragon? Dai, per favore, devo andare via. Aspetta. Ok, mi sentite di nuovo? Perfetto. Let's fucking go. No, ma ha cambiato direzione all'ultimo. Vedi, lose direction è quando c'è il fuoco blu che ti fa... Cioè, l'avevo blastato praticamente. Troia. E mi manda un vocale, ma non ha capito che sono in live. Perfetto. Però questo non è il boss finale, perché in teoria comunque sono 7 round, ho letto. Forse il Black Dragon. Non lo so. Come round 8? Io sono sicuro. Vabbè, sarà qui per forza. Ma io qua lo faccio in speedrun l'ultimo livello. Sai qua. Forse la vitalità dipende da quando fai i boss no damage. Ogni boss no damage che fai ti dà una vitalità in più, chissà. Tanto abbiamo tutti i potenziamenti, facciamo tutto speedrun.
Ah, c'è subito, perfetto. Livello fatto proprio in speedrun. Va bene, questo sarà tosta però, eh. E sono anche abbastanza in tempo. E dai, però. L'armatura tolta così. Ah, però dai, ne compro questa, dai. Sarebbe da fare un bel quick save qui, non, però sul MAME io non ce li ho, sai. Capito, ma perché non gli fa un cavolo? Però dai, ci siamo, hai tolto metà vita, fattibilissimo. Dai, 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 ci siamo. Che devo andare via assolutamente. Zanzarina. Ah, ste monete di merda. Ah, però vitalità poca. Ma tanto sei come quell'altro. Dai. Boh, non ho capito. Non ho capito niente. Ah, ecco come si fanno i raid. Adesso ho fatto caso. Ok. Vabbè, però se mi fai spawnare qui, come fuori arriva il Black Dragon? No damage, dai, per favore. Dai, ok. Però c'ero, perché lui devi sempre smanettante la bocca sua. Dai, sprechiamo gli ultimi soldi, però lo voglio fare per bene. No, ci avevo le direzioni cambiate. Uff, che massima concentrazione che c'avevo. 1 ora e 25 per fa Black Dragons. Dai. Vabbè. Mi ha tolto l'armatura, ovviamente. Dammene una almeno, toh.
No! Porco! Porca troia! Stava andando a Dio, ma ha sbarellato tutto. Allora, calmi. Fanculo. A questo punto, se c'è il ninja, poi vabbè, dai, come faccio ad arrivarci? No, da mage, però, Cristo, no, volevo fare una prova stupida. Senza armatura, come si fa? Come si fa? Era bellissima sta partita, giù. Solo che la palla di fuoco. Guarda, tanto lo fa solo. Palla di fuoco è quello che inverte. Quello che inverte la situation. Sì, vabbè.
Incredibile. Ce l'abbiamo fatta. Non so come. Abbiamo portato a termine Black Tiger in Giappone. Is the Dragon. Perché lui è Black Tiger, quello che ho sconfitto è Black Dragon. Black Tiger. With superior skills and some weapons. Sigur. E anche le bestemmie. Ce l'abbiamo fatta. You have returned peace and prosperity to our nation. Thank you, Black Tiger. Congratulations on your strength and wisdom. Addirittura, cioè molto sessista questa cosa. No, ci sta però, nel senso che ha salvato la princesa di non si sa cosa perché. Kuramoyan, Satuchin, Wakamoyan, Miyagi Fugono, no, no, Ratchan. Questi nomi, questi nickname, no, che si usavano una volta nei crediti antichi, special thanks. Comunque molto belle le illustrazioni pixelate. Guarda, non ci potevo credere, ho finito anche quasi in tempo. Quindi Black Tiger 1987, Capcom. E grazie per chi c'è stato, per chi. No, per chi c'è e chi ci sarà. Ci vediamo su YouTube, se lo volete vedere in differita. Se invece state guardando su Twitch, lo sapete già. E con questa schermata noi ci lasciamo. E anche avevo fatto anche troppo tardi. Boh, ci vediamo alla prossima puntata di Un'estate al mame. Buona buon. Fammi scansa questo. Termina.